Barone Vassallo, siamo al 26 giugno 2024, buonasera a tutti. Allora, voglio farvi una confidenza. In questo momento ho la mia bella busta, dopo vi dirò con cosa dentro, e sto andando a fare quello che tutti noi facevamo fino all'anno scorso, ovvero chi di noi non prendeva la propria ragazza, il proprio figlio, il proprio fratello, sorella, andavamo in campagna e trovavamo fiumi, trovavamo laghi, trovavamo foreste e buttavamo i tappi. Vi ricordate quando tutti noi andavamo in giro per le campagne, per le strade a buttare i tappi? Io mi ricordo, riempivamo buste così grandi e versavamo tappi ovunque, ve lo ricordate? Da te che hanno fatto anche una legge. Hanno fatto una legge perché tutte le persone andavano in giro a buttare tappi a destra e a sinistra. Ecco, io adesso vado in campagna, trovo un fiume e butto tappi, tappi dappertutto. E tra le tante cose che servivano al nostro paese doveva esserci la legge per i tappi, scusate. Dovevano impegnarsi per questa legge, per noi disgraziati che ci siamo sempre divertiti ad andare nei fiumi, nei laghi, nelle campagne a gettare tappi. Naturalmente scherzo, naturalmente li prendo in giro, naturalmente sono incazzato. Non mi è mai capitato in vita mia di gettare un tappo di plastica di una bottiglia per terra, mai, mai. E allora oggi, anche se vogliamo bere una bottiglia d'acqua, o ce la versiamo addosso, acqua, Coca-Cola, Fanta, oppure tagliamo quel maledetto tappo. Ci sono alcune bottiglie nelle quali la linguetta, mentre tu stai bevendo, ti taglia il labbro, ti taglia il sopralabbro, ti dà fastidio, ti manda l'acqua fuori dalla bocca, te la fa cadere addosso, ti infastidisce. Io davvero non riesco a capire quanto sarà la pazienza delle persone. Ci hanno rotto i coglioni con i conti correnti, ci hanno rotto i coglioni con le macchine, ci hanno rotto i coglioni con il lavoro, ci hanno rotto i coglioni con i campi, con l'alimentazione a insetti, con... addirittura c'è stato un periodo che la pizza non poteva più essere cotta a legna. C'è stato un periodo che pretendevano la misura dei cetrioli, delle zucchine, delle carote. Insomma, stanno entrando a gamba tesa in tutta la nostra vita. Ci stanno soffocando con norme assurde, con gabelle, con infastidendoci, innervosendoci. Ci credete che io quando bevo l'acqua mi innervosisco perché c'è questo tappo che non si stacca, e se si stacca ti graffia quando vai a bere, ti manda fuori l'acqua? È una cosa insopportabile. Si capisce che è fatto apposta per dare fastidio, per innervosire le persone.
Perché parliamoci chiaro, questo mio naturalmente è uno scherzo, eh? Questi sono tappi che io utilizzo al lavoro, sono tappi vergini. Non mi sognerei mai di andare a buttare i tappi per la strada, per la campagna, per i fiumi, i laghi e via discorrendo. Ma come me e tutti, non esistono persone così malate di mente di buttare tappi e bottiglie da un'altra parte. È una continua presa per il culo, è un continuo infastidirci, è un continuo renderci la vita meno piacevole, è un continuo battere su questa cazzata del green, su questa truffa del green, solo per darci fastidio, solo per innervosirci, solo per sfiancarci, solo per guastarci i minuti della nostra vita. Io odio il green, io odio tutta questa balla del green, anzi vi dico, iscrivetevi su Motore Italia contro green. Voglio aprire e chiudere parentesi. Molti mi hanno scritto perché non ho più il simbolo di Motore Italia. Non ho il simbolo di Motore Italia semplicemente perché la macchina su cui potevo metterla, che aveva la paratia qui, l'ho prestata per un po' di giorni. Quindi avendo quest'altra macchina non posso tecnicamente mettere l'immagine perché cadrebbe. Quando ritornerò con l'altra macchina, quando mi ridaranno l'altra macchina, allora rimetterò il simbolo di Motore Italia. Ma io sono come sempre coordinatore del Lazio di Motore Italia, fervido sostenitore di Motore Italia e naturalmente pienamente in linea con le idee, con le nostre idee di Motore Italia. Queste idee che rappresentano quella che era la libertà, la nostra vita, quello che oggi è questo vivere male, vivere angosciati, vivere tristemente. Io non voglio più accettare queste cose qui, è da tempo che non le accetto più e vi chiedo di farlo anche voi. Tutto ciò che ha fatto l'Unione Europea è stato fatto tutto per venirci contro. È un disegno infernale, è un disegno assurdo, è un disegno folle. Non riesco davvero a capire come si riesca a stare ancora zitti. Ecco. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.